a tutte e a tutti anche da parte mia. Saluto le autorità civili e militari presenti stasera, saluto i dipendenti di ESSA e tutte le persone che hanno scelto di partecipare a questa bella serata di festa. Mando un forte abbraccio a Bernard Hull, con cui solo qualche settimana fa parlavamo proprio di questa serata, della bellissima idea di portare il compleanno di ESSA dentro il Teatro Regio di Parma. Prima ho ascoltato Barbara dire: è una serata tra concittadini. E credo che questo sia il messaggio più bello da lanciare stasera. Parma è onorata di poter ospitare ESSA, di essere l'unica città italiana che ospita sul suo territorio un'authority europea, ed è contenta che ESSA si senta parmigiana, si senta emiliano-romagnola, anche se il perimetro della sua azione è un perimetro che va ben oltre i nostri confini e che guarda naturalmente la comunità europea e non solo. Io credo che ESSA rappresenti per noi una grande occasione, non soltanto dal punto di vista della ricerca scientifica e quindi della crescita scientifica del nostro territorio. Abbiamo ascoltato prima quanto importante è il rapporto, ad esempio, con il nostro Ateneo, e quindi è evidente che c'è uno scambio di ricerca particolarmente proficuo che fa bene a Parma e al nostro territorio. Ma è anche importante attraverso ESSA ribadire la rilevanza del sentirsi europei. Parma ha l'occasione, da città non metropolitana qual è, di sfruttare questa possibilità di costruire un vero contesto culturale europeo, a partire dalla presenza di ESSA, a partire dalla presenza della Fondazione Collegio Europeo, a partire dalla Scuola per l'Europa, dall'Ateneo che è collegato anche attraverso i progetti Erasmus e i tanti progetti di ricerca che lo legano all'intero continente, poi anche dal Comune e da una Regione che sanno parlare con l'Europa e che sentono fortemente questa spinta europeista come uno degli obiettivi che dobbiamo portare nei nostri mandati politici sempre più lontano. Sono tanti anni che si dice che bisogna riuscire a creare una compenetrazione sempre più forte tra ESSA e Parma. Io spero che questo possa essere il mandato giusto, spero che possano essere 5 anni in cui la relazione tra l'authority e la municipalità si stringa sempre di più, grazie anche a persone che in questo momento sono in grado di fare davvero da ponte tra quelle che sono le esperienze che il Comune e l'amministrazione seguono e il tanto lavoro, la tanta professionalità, la molta intelligenza che ESSA porta sul nostro territorio. Il nostro rapporto con l'Europa non è una storia di oggi, non è una storia contemporanea, è una storia antichissima che è raccontata anche in questo teatro. Il Teatro Regio contiene una parte delle forti relazioni che la nostra città ha intessuto nei secoli con l'Europa. E l'Europa è la nostra casa, se studiamo la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro passato, scopriamo che la vocazione europea affonda molto lontano nel tempo e dobbiamo solo essere capaci di riattivarla. Io spero che questa serata sia non soltanto una bella serata di musica, una bella serata di festa, ma sia anche l'inizio di un percorso sempre più stretto e partecipato tra l'Authority e la nostra città. Buona serata e grazie.